Però insomma è una grande cosa, insomma, ottenere un traguardo così col Verona oggi, c'era veramente un pubblico fantastico. Sì, penso che sia stato veramente incredibile che ci abbiano seguito in così tanto. Era una partita delicata anche perché ovunque c'erano casini tra le tifoserie, quindi loro non ci hanno regalato niente e questo sa ancora di più di una vittoria importante. Ce l'hai fatta Davide, ti sei ripreso la Serie A. Sì. Pensare che 4 anni fa giocavo in Serie D, forse ci credevo solo io e sarò presuntuoso, ma in questo momento qua mi devo fare i complimenti. Te la dedichi a te? La dedico... aspetta che devo girare un attimo. Va bene così? Ok, perfetto. No, devo dire che onestamente... pagare perché c'è un amico che ti dice sì, perché ecco sì, adesso dovremmo fare una cena, giusto, devo pagare da bere, va benissimo. Ancora? Sì, pagare, sempre pagare qua. C'è stato un momento in cui vi siete compattati ancora di più come gruppo, magari in un momento un po' più particolare della stagione, quello un po' più difficile? Beh, sicuramente c'è stato un momento dove sapevamo che non si poteva tornare indietro e di conseguenza lì è venuta fuori veramente la vera forza del gruppo. Purtroppo i risultati negativi delle volte ti portano anche un po', insomma, vincere aiuta a vincere, diciamo, e il contrario a perdere magari può creare malumori. Quindi siamo stati veramente bravi e si è dimostrata la forza del gruppo che nel momento difficile ci siamo ricompattati. Cosa hai trovato? Avendo un girone di ritorno molto più difficile rispetto alle altre squadre, direi. Cosa hai trovato qua a Verona, insomma? Cosa hai nel cuore dentro, ovviamente al di là della gioia per questa vittoria, questo traguardo fantastico, la città che cosa ti sta dando? Beh, io credo che Verona prima di tutto sia una città veramente incredibile, come si dice che non esiste mondo fuori dalle mura di Verona. Penso che sia proprio così perché è bellissimo poter girare la città, visitarla, tante cose, poi la tifoseria, vedere proprio l'attaccamento che c'ha questa tifoseria alla maglia, alla città, è una cosa veramente incredibile.